C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Art Stopping Music Contest 2011, la prima edizione di Mussomelli, e speriamo non sia l'ultima. I vincitori della prima edizione sono i Pachira. Hanno vinto i Pachira. Ciao Pachiri. Nonostante le condizioni atmosferiche non proprio favorevoli e qualche problema tecnico nel corso della prima serata, si ritengono soddisfatti gli organizzatori della due giorni di arte visiva e musicale Art Stopping Music Contest, che ha animato Piazza Roma Mussomeli. Leonardo Curiale, Tatino, Gerorigio e Biagio Cutrona sono riusciti nell'intento di promuovere artisti emergenti e il loro talento e rivalutare il centro storico cittadino. Palazzo Trabia ha fatto da cornice a mostre di fotografia, pittura, scultura e abiti da sera, allestiti da artisti locali. Tanta arte, ma anche tanta musica. Sul palco si sono sfidate 8 band in gara per aggiudicarsi l'incisione di un singolo, che hanno proposto al pubblico presente 3 loro brani inediti. Presentati da Tatino e Giorgio Messina, si sono esibiti nel corso delle due serate i Pachira, i Globuli Rotti, i Transmission, gli El Senior Pablo, i Sintetico, i Promised Land, i Black Back e i Desaparecido. Fuori concorso hanno aperto la seconda serata i Discordia, un nuovo gruppo mussomelese alla loro prima uscita ufficiale. Molti gli ospiti intervenuti, i Marlow, Gerorigio, accompagnato da Salvatore Piazza, Luca Lovebuds e il DJ Antonio La Mattina, e per finire il rapper palermitano DJ One. Dicevo, praticamente non era una manifestazione all'insegna della semplice musica, ma contornata di grande arte, di grande studio praticamente che riguarda la cultura, e non solo la cultura, ma la voglia di voler venire fuori con un contesto sicuramente diverso oltre che a quello musicale. Un plauso particolare va all'organizzazione, ai ragazzi che hanno voluto fortemente questi due giorni di musica rock, all'insegna però dell'arte, all'insegna della cultura e soprattutto all'insegna di quello che diventa il messaggio fondamentale, che è quello della presenza dei giovani, della loro forza e soprattutto di quello che loro stessi rappresentano, cioè la forza del nostro futuro e soprattutto il coraggio di andare avanti. Siamo con Leonardo Curiale, uno degli organizzatori della manifestazione. Com'è nata e cos'è questa manifestazione? Allora, Art Stopping Music Contest altro non è che il primo festival a Mussomeli di gruppi e band che propongono musica personale, quindi pezzi inediti. È diciamo il primo chiaramente requisito che abbiamo voluto, essenziale, fondamentale, perché comunque vogliamo fare in modo che questi ragazzi propongano pezzi nuovi, soprattutto al giorno d'oggi, dato che abbiamo pochissimi spazi in Italia, e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di poter, come dire, esportare e far conoscere, porre al pubblico il più possibile questi talenti, ecco. Quello che forse, come dire, stiamo cercando di fare è, diciamo, qualcosa di carino, dato che è il primo anno e si sta facendo tutto a costi zero, quindi con quel poco che si riesce ad avere dai piccoli sponsor. La prima manifestazione, appunto, devo dire che i momenti di, come dire, di disagio, di errori tecnici chiaramente non sono mancati, non è mancato neanche il freddo, purtroppo a Mussomeli il freddo non manca mai. Devo dire che però il bilancio è molto molto positivo, abbiamo avuto molta partecipazione da parte di questi gruppi che hanno portato molta gente, quindi abbiamo creato comunque molto movimento e penso che grazie a voi, quindi alla stampa, tutta avrà una certa eco. Speriamo di crescere ancora di più, io non posso giudicare perché comunque spero che siano gli altri a farlo e a farlo in maniera positiva, e qualora dovessero esserci delle critiche spero che siano comunque sempre costruttive e puntate a farci crescere positivamente. Gero Canarella, pittore, scultore, come nasce questa passione? Sì, vabbè, già da piccolo comunque coltivavo questa passione per il disegno, che poi, come dire, ho approfondito all'Istituto d'Arte Filippo Juvara di San Cataldo, e poi come dire, sto cercando di farla diventare una vera e propria professione. Infatti, insomma, mi sono iscritto poi all'Accademia di Belle Arti di
di Palermo, che appunto tuttora continuo a frequentare, sono arrivato all'ultimo anno e insomma, qui ho presentato in questa mostra una sorta di percorso artistico che va dagli studi dei maestri del passato per arrivare poi a una mia ricerca personale che si caratterizza insomma per una certa denuncia sociale, sempre dal carattere ironico, e poi vado a toccare temi come l'ombra che hanno avuto insomma una sorta di evoluzione nella storia dell'arte. Uno degli artisti che è esposto in questa manifestazione è Phil Kay, ci racconta la sua arte. La mia arte è quella che vedete in giro, si parla di bronzo, si parla di calcareniti, si parla di marmo, che purtroppo non ce l'ho presente stasera perché ce l'ho in altri siti. La mia arte vuole rappresentare quello che c'è dentro l'anima, o meglio ancora quello che posso tirare fuori dall'anima di una pietra, dipende da quella che essa sia. Un bilancio della manifestazione, come l'ha vista? La manifestazione penso che stia andando bene, c'è tanta gente che va e viene, ha visto un pochettino le opere di tutti, che ci sono dei ragazzi molto bravi a Mussomeli. Peccato che ci vorrebbe un po' più di incentivo, perché siamo sempre alle strette e siamo sempre noi che paghiamo le spese.